Buonasera. Buonasera a voi che siete presenti, buonasera alle molte persone che ci stanno seguendo in streaming. È il secondo incontro di questo ciclo di conferenze dedicata all'archeologia del Medioevo ligure e con grande piacere questa sera abbiamo qui con noi eh, Fabrizio Benente. Eh, che è un professore eh, ordinario presso il nostro Ateneo, presso la nostra Università di Archeologia Medievale e eh, è anche pro-rettore alla terza missione dell'Ateneo, eh, quindi proprio quella vocazione dell'Ateneo: aprirsi alla comunità, aprirsi alla cittadinanza. Alla divulgazione ampia eh, di una scienza che necessariamente non può più essere conclusa nelle mura istituzionali, ma deve aprirsi alla comunità. E questa sala è, diciamo, il posto più prestigioso della nostra città, nel quale la scienza, la cultura si apre alla comunità. E, oltre ad essere pro-rettore. Vorrei ricordare anche eh, le sue missioni all'estero, eh, nell'ambito eh, dell'Albright eh, Institution of Archaeology di Gerusalemme, e eh, le missioni, soprattutto negli insediamenti genovesi del Mar Nero, eh, con eh, le missioni italiane eh, in Turchia a Istanbul. Quindi eh, veicolerà questa immagine del medioevo Ligure e delle culture che si affacciano si aff in questo periodo sul Mediterraneo, anche in una prospettiva che non è soltanto la prospettiva dell'archeologia locale, ma è anche una prospettiva dell'archeologia del Mediterraneo e del Mar Nero. Quindi lascio la parola a Fabrizio Benente ringraziandolo ancora per la sua presenza qua con noi. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a Giovanni, archeologo anche lui e maestro soprattutto negli anni giovanili. Allora, eh, oggi vi intrattengo per circa 50 minuti e ho previsto di fare un primo tempo, un secondo tempo e un intervallo in mezzo. Ovviamente tutto di file nell'intervallo vi faccio vedere qualche cosa di diverso. Il, il tema è la presenza genovese, l'espansione genovese nel Mediterraneo medievale. Il tema ovviamente sottende eh, il ruolo di Genova nello scacchiere mediterraneo, la ricostruzione di un sistema globale economico mediterraneo dopo, o meglio, agli inizi del XII secolo, dopo gli esiti della Prima Crociata, eh, sulla linea di un percorso di eh, non tanto di riconquista, ma di eh, rinnovata presenza nei punti nodali eh, del Mediterraneo occidentale e orientale, islamico e bizantino. Questo è il punto essenziale. Eh, il tema che tratto sottende anche a una visione, eh, quella delle altre Genova, eh, presente ad esempio nelle rime dell'anonimo genovese, no? i genovesi ovunque vanno un'altra Genova costruiscono, fanno, e quindi anche la volontà di capire le scelte, le modalità, i comportamenti e Uh, le strategie economiche, mercantili, commerciali di Genova nel quadro di questa espansione che è mediterranea fino al 1453. Poi continua ad essere mediterranea ma diventa progressivamente atlantica in un'ottica molto più ampia che sposta gli orizzonti sempre un pochino là. Ma gli orizzonti di cosa? Gli orizzonti dell'oltremare. E qui un minimo di riflessione antropologica. Che cos'è per un genovese del Medioevo l'oltremare? L'oltremare sono quelle terre lontanissime, leggendarie, eh, tramandate per eh, voce orale, a volte raffigurate in, eh, su, su pergamena, a volte semplicemente menzionate in una eh, letteratura sacra, cristiana, che parla della terra santa che evoca i luoghi dell'oltremare, ma l'oltremare è un qualcosa di indeterminato e per determinare l'oltremare bisogna portare o riportare oggetti che per i genovesi sono le reliquie, che per i genovesi... Le ceneri di San Giovanni, il Sacro Cattino, eccetera, che per i genovesi sono gli oggetti, gli oggetti suntuari, quelli così belli, quelli di artigianato, così bello, così raro, così difficile, così inimitabili, perché le maestranze liguri a quell'altezza cronologica o le maestranze occidentali a quell'altezza cronologica non riescano a realizzare ceramiche o vasellame simile a quello prodotto nel Mediterraneo orientale. Quindi riportare oggetti che rendano tangibile. Rendono tangibile l'oltremare, rendano tangibile l'avventura, rendano percepibile a tutti il viaggio. E allora li usiamo sulle tavole, ovviamente delle famiglie aristocratiche genovesi, ma anche delle famiglie mercantili. Li ostentiamo sui muri delle chiese, a San Paragorio di Noli, nell'abside nell piuttosto che a Genova, nella facciata maggiore di San Lorenzo, sotto forma di tessere di mosaico realizzate con ceramiche che arrivano dal mondo siriaco egiziano. Materializziamo l'oltremare con i mirabilia che dall'oltremare riusciamo a far arrivare eh, presso le nostre coste. Racconterò. In questi due tempi, con un intermezzo, essenzialmente missioni svolte dall'Università di Genova eh, in Israele, in Palestina, in Israele, eh, dal 2006 al 2018, nel Mar Nero nel 2009, grazie a un progetto che coinvolgeva Regione Liguria, Università di Genova e eh, Fondazione Regionale Cultura, e eh, attingendo al patrimonio iconografico della Cattedra di Archeologia Medievale. Cito questo perché un riferimento mi è obbligatorio. Eh, Giovanni Morialdo prima eh, ricordava eh, il mio essere attualmente professore ordinario di archeologia medievale, ma io lo sono perché eh, ho fatto, sono eh, diciamo, il terzo di una scuola che inizia con l'insegnamento di archeologia medievale di Nino Lamboglia e soprattutto prosegue con l'insegnamento di Carlo Varaldo. e è grazie a quest'uomo, al mio maestro Carlo Varaldo, che è stato possibile per me e per tanti altri eh, giovani archeologi genovesi negli anni 80, 90, nel decennio scorso, eh, fare l'esperienza della missione archeologica imposti in luoghi lontanissimi. Ci tengo a ricordarlo perché... Eh, L'impronta che un maestro dà verso i suoi allievi è fatta anche delle opportunità, delle occasioni che crea e eh, che consentono poi agli allievi di andare avanti portando avanti vecchie ricerche con nuovi stimoli, con nuovi punti di vista, originali, come è, com è d'obbligo. Allora, partiamo da San Giovanni d'Acri, partiamo da Acco, da Israele, eh, partiamo eh, da una delle altre Genova. Eh... Che... Ecco, così riusciamo già a materializzare eh, fisicamente lo spazio. Gerusalemme, Jaffa, il porto, il porto dove i genovesi, dove Primo e Guglielmo Embriaco stanno in attesa di poter poi partecipare alla presa di Gerusalemme e in alto a nord Acco, che sarà uno degli obiettivi che i genovesi raggiungeranno appoggiando Baldovino, re Baldovino, dopo la presa di Gerusalemme, nella conquista dei, dei punti nodali costieri. E Acco è per i genovesi la prima grande base logistica mercantile e progressivamente lo spazio dove creare un quartiere con i propri consoli, con le proprie realtà economiche, con le proprie proprietà, con un riferimento costante per coloro che dal mare, ad passaggium, durante la stagione buona, arrivavano sulla costa della, della Palestina. O se volete, del, dei luoghi santi per motivi di pellegrinaggio, ma soprattutto dopo eh, nell'avanzato XII e nel XIII secolo per motivi mercantili e di commercio. Vediamo ecco un pochettino di eh, immagine eh, della città come si presenta oggi, la vecchia Acor, Old Acco, o il Tra l'altro eh, tra poco più di una ventina di giorni ci sarà un gemellaggio rinnovato tra il comune di Genova e il comune di Acco e avremo una lezione di un collega eh, presso l'Università di Genova. Questo ve lo anticipo perché ne, se ne parlava in questi giorni. La vecchia Acco, città ottomana, Vicina a, nella Baia di Haifa, in una zona fertilissima, e questo è il punto nodale: una zona fertilissima. E non è, a caso, non è un caso che i genovesi concentrino la loro precoce attenzione su questi spazi territoriali, su queste risorse e in questi luoghi, ovviamente, adatti alla prodo, storicamente adatti all'approdo, storicamente adatti al commercio. In questa immagine riuscite, riusciamo a vedere insieme i tre punti nodali di ACO, la città vecchia ottomana, la città... Ricostruita a partire dal XVIII secolo, l'antico Telacco, l'antico colle che dal Neolitico, ma poi soprattutto nell'età del bronzo e nell'età ellenistica fino all'età bizantina, è il punto di riferimento storico, il centro storico antico di Acco, che poi si sviluppa tra l'età bizantina, l'età islamica e l'età crociata nello spazio pianeggiante eh, circostante il porto. La città poi è un'espansione ovviamente dopo il 1946 e dopo gli anni 60 e si sviluppa l'attuale la, acqua moderna, l'acqua fuori dalle mura eh, con insediamenti eh, appunto nuovi di nuova coniazione che vanno a sovrapporsi ovviamente all'acqua crociata che Impariamo a conoscere, grazie agli studi nel secolo scorso, eh, dei, grandi architetti che si, dei grandi architetti e storici che si occupano della topografia urbana delle città della Palestina. Da Kesten a Jacobi, che è uno storico, a Benjamin Kedar, che è un altro storico, a Benvenisti, che è un altro architetto invece. Grazie a loro abbiamo le prime, il primo approccio alla conoscenza di questi spazi d'oltremare nel Medioevo. Un po' di immagini evocative per uh, comprendere il, uh, lo spazio fisico, il paesaggio della vecchia e della nuova Acco. In alto la vecchia, in basso verso nord la, lo sviluppo della nuova Acco, i luoghi del commercio, i caravanserragli ottomani che in maniera. Come, come vedete in questa immagine ce ne sono tre ben riconoscibili nella planimetria urbana, che, che si sovrappongono in maniera mirabile al, fond, al luogo dove era il fondaco dei veneziani, il fondaco dei pisani e eh, segnano nel, 700, nel 1700 una continuità con quei luoghi, con quei posti, con quelle funzioni che gli insediamenti occidentali nel Medioevo avevano assegnato allo spazio della città che si affacciava sul porto. La moschea di Al Jazar settecentesca, una delle più grandi nel territorio di Israele, andando oltre appunto alla moschea di Alaksa sulla spianata del tempio. La fortezza di Al Jazar, e qui andiamo in uno dei luoghi chiave dell'archeologia degli anni 80, degli anni 90, perché già Uh, scoperte fortuite e poi operazioni di scavo sistematico condotte dall'Israel Antiquity Authority documentano come sotto la fortezza ottomana, o come la fortezza ottomana si sovrapponga ai resti del grandissimo quartier generale dei Cavalieri di San Giovanni, una commenda di pre, ma esponenzialmente più grande, monumentale, ricchissima, posta a due passi dalla sede dei re del secondo regno eh, crociato di Gerusalemme posta a due passi dal porto posta vicino al quartiere dei genovesi alla acco genovese due date giusto per memorizzare nel tempo eh, nel 1104 Acri si arrende a Baldovino I grazie al contributo fondamentale dei balestrieri e dei militari genovesi. Nel, 1887, nel 1187 Saladin la occupa per alcuni anni, nel, nel 91 torna sotto il possesso degli occidentali, e un secolo dopo, il 28 maggio del 1291, la città cade e con Acco cadano praticamente tutte le presenze occidentali sulla costa della Palestina, ad eccezione di Gebel di Gibelletto, che rimarrà in mano genovese, in mano degli embriaci di Gibelletto, o dei signori di Gibelletto che descendano dagli embriaci. Rimane fino al 1302-1303, quando l'ultimo embriaco, Ugo, scappa e eh, si rifugia. A Rodi, e c'è in questo modo la presenza feudale, se volete, prima eh, occidentale, poi legata ai Mamelucchi, dei genovesi eh, sulla costa palestinese. E quella caduta, eh, quando arriva eh, la notizia, quando arriva eh, alle nostre latitudini. È una caduta drammatica. Giovanni Villani, nella Nuova Cronica, per la perdita di Acri non rimase nella, nella terra santa né una terra per gli cristiani. La città di Acri, porto di ogni mercanzia, sì del Levante come del Ponente, e di tutte le generazioni del mondo, v'usavano per fare mercanzia e Turcimani v'aveva di tutte le lingue del mondo, sicché era quasi come un alimento del mondo. Quindi una città, punto di riferimento, punto nodale come lo erano Alessandria, come lo, lo è stata Cartagine, come lo saranno eh, le, città della costa, eh, le, le città portuali della costa e delle isole dell'Egeo, come sarà Pisa, come lo sarà Genova, come sarà Marsiglia, in una rete di nodi globali mediterranei che costruiscono di sé un'economia che nel 1291 ha una prima grave... Ferita. E nel 1453 ne suppisce una seconda. Nel 1697. Henry Modrell che, eh, che arriva dal mare e poi visita eh, l'antica città, la descrive come un mare di rovine, quindi tra il 1291 e il 1697 la città rimane semi-abbandonata, solo un piccolo villaggio di pescatori in posizione vicino al porto e qualche mercante, franco che, eh, qualche mercante occidentale che si è insediato. In prossimità di quello che noi chiamiamo il, il, oggi il, can, eh, il caravanseraglio eh, dei veneziani e dove è presente una, una bellissima chiesa retta dai nostri eh, francescani, che è di fatto la scuola elementare pubblica attuale di Acri, della Città Vecchia soprattutto. Sto parlando eh, di questo luogo qua, di questo luogo con questa, con questa chiesa associata. Ci avviciniamo piano piano alle ricerche, ci avviciniamo anche ovviamente con una percezione. Eh, la cartografia è lo strumento che ci invita attraverso la circolazione dei libri al pellegrinaggio. Però per essere un pellegrinaggio in qualche modo avvincente deve essere eh, chiusato, disegnato, spiegato e per essere un itinerario mercantile deve avere dei riferimenti anche grafici, in modo che immagini e parole abbiano una funzione evocativa e nel contempo eh, esplicativa, didascalica. E allora guardate la differenza che c'è tra... Gerusalemme, fortificata, piccola, con i suoi elementi essenziali, costitutivi: il Tempio, il sepolcro del Signore, e acco come viene nella mappa di Matthew Paris, come viene um, disegnata, come viene uh, anche in dimensione metrica, in dimensione di scala, come viene raffigurata, con i suoi punti nodali, col porto, le imbarcazioni, il borgo extraurbano, costruito dopo eh, del secondo decennio del 200, la doppia linea di fortificazioni e i cimiteri extramuranei, scritti con la, eh, con la brava didascalia, eh, che ci ricordano, per chi... Eh, ma questo potrà essere magari argomento di una futura, di una futura lezione, che ci ricordano eh, l'abitudine crociata o l'abitudine occidentale interessante di realizzare ampi cimiteri suburbani come quello, di Atlet, come quello di Atlet, che è un cimitero scavato da Jones negli anni 30, tra gli, tra gli anni 30 e l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, e poi attualmente in corso di indagine da parte dei, dei colleghi francesi. E questa è un'altra, è la riproposizione eh, d'età moderna di una eh, carta elaborata da Pietro Vesconte per, il, eh, per, un libro, per un itinerario di pellegrinaggi e ci aiuta a capire la topografia urbana perché il porto, protetto, difeso da una torre, la città con una doppia cortina muraria con un borgo più antico, dove è ben visibile il sito dell'ospedale dei Cavalieri di San Giovanni, dove è ben visibile il locus Ianuam, quindi il quartiere dei Genovesi, con la loro torre, la torre di riferimento principale, il porto dei Pisani, il, il, qu il, il quartier generale dei Templari, il locus venetorum di cui vi parlavo poc'anzi e poi il quartiere e il luogo, de, mh, il locus alla Mannorum, il quartiere delle popolazioni germaniche. Eh, la città era divisa in nuclei e in tempi più recenti abbiamo capito come questi nuclei avessero una loro autonomia non solo giurisdizionale eh, e non solo di tipo economico, ma anche una fisionomia eh, particolare perché erano... Città dentro la città, nuclei fortificati dentro una città fortificata. Questo direi è l'elemento più efficace. La Bovaria Templis, il, il quartiere del mercato, Boverelle, no? eh, il quartiere dove si fa mercato e in prossimità di tutta una serie di... Eh, di insediamenti importanti, templari, genovesi e cavalieri di San Giovanni e il borgo, il borgo esterno alla città di nuova fondazione duecentesca con tutta una serie di strutture legate all'accoglienza dei pellegrini e dei malati. Nell'immediato nelle fotografie della RAF, della Royal Air Force eh, si si percepisce come la città vecchia ottomana, settecentesca, in qualche modo conservasse al suo esterno le tracce delle fortificazioni crociate, ancora leggibili. Sono quelle che abbiamo visto nelle planimetrie precedenti, ancora perfettamente leggibili in foto aerea eh, prima della Seconda Guerra Mondiale e prima dell'espansione urbanistica del 1943. La città crociata è decisamente più grande della città d'età ottomana e ovviamente l'archeologia, pianta sotto, ha analizzato solo una piccolissima parte del tessuto urbano. In questa carta archeologica, in rosso i luoghi noti archeologicamente, caratterizzati in nero gli spazi noti architettonicamente e archeologicamente della città. Circa il 5% di acqua è stato scavato archeologicamente, con una particolarità che la demolizione mameluca del 1291 e l'abbandono di lungo periodo Demolizione dovete immaginare una situazione drammaticamente simile a quella che vediamo oggi eh, in, in certe zone che adesso andremo poi a vedere dell'Ucraina, della Crimea, che abbiamo visto in Siria. Una distruzione fatta con i bombardamenti di allora, quindi con i trabucchi, le catapulte, il lancio di enormi massi di pietra che di fatto eh, intercettavano e demolivano e distruggevano gli elevati. Questa situazione qua si è, è rimasta congelata e nel 1700 si è costruito a partire dallo spianamento delle macerie. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io oggi vado nel centro storico della vecchia Acco e entro nelle cantine delle case di età ottomana e mi metto a scavare, ho la posso avere la fortuna di avere due, tre, quattro metri di deposito stratigrafico sotto i miei piedi e a volte riesco a recuperare vani. Interi vani, pieni di macerie, ovviamente, ma interi vani conservati per 4 metri d'altezza, con i muri medievali, le strutture medievali dei, dei piani ipogei e dei pianterreni degli edifici, dei palazzi, delle chiese, delle strutture demolite e distrutte nel 1291. Chiaramente c'è stato un lavoro di spoliazione, non, non tutto il territorio urbano ha queste caratteristiche. Nella Città vecchia mh, abbiamo queste peculiarità. Diciamo i genovesi, nel 1104 aiutano Baldovino I nella conquista di Acri e ottengono tutta una serie di benefit importanti: un terzo della città, un terzo del reddito del porto, un pezzo importante del territorio circostante e un reddito commerciale in 300 bisanti annui. Ecco, noi siamo in grado di localizzare il limite meridionale e settentrionale della terra dei genovesi, cioè di quei casali e di quei terreni posti nella piana di Acco da cui i genovesi ricavavano formidabili ehm, ritorni economici. Perché lo sappiamo? Perché abbiamo due tipi di fonte. Una fonte scritta che ci parla di un territorio delimitato da 11 pietre miliari e Questo territorio è compreso tra Cochetum, Cafriasim, la Via Regia, quindi tra due villaggi, una via Regia e le terre di proprietà degli ospedalieri di San Giovanni. Però abbiamo anche un'altra fonte molto importante che sono non 11, ma tre delle undici pietre miliari che delimitavano il confine e che recano la scritta Ianoa eh, ben incisa sul, sul fronte. E Coperte, ritrovate negli anni Sessanta hanno consentito di creare il di, di, di proporre eh, il limite fisico del confine meridionale del territorio in mano ai genovesi. Nella città il quartiere non è strettamente legato all'affaccio sul porto. Abbiamo detto che il porto era in qualche modo. Uh, grazie a Giacobi e a Chedar, che, che hanno studiato approfonditamente le fonti, il porto era in qualche modo governato uh, dal Fisco Regio, controllato dal Fisco Regio. I pisani e i veneziani avevano un affaccio sul porto, i genovesi stavano un po' all'interno e il quartiere si articolava intorno a, a, a due elementi forti: una chiesa, quella di San Lorenzo, e una ruga coperta, cioè una via porticata eh, su cui si affacciavano tutta una serie di palazzi e di torri di proprietà del comune di Genova. Era la via principale del quartiere dei Genovesi e noi la conosciamo grazie a tutta una serie di... Survey di ricognizioni che da Benvenisti a Chedar a Kesten, o meglio scusate, da Kesten a Benvenisti a Chedar per dare la scansione nel tempo, hanno ricostruito la topografia del quartiere genovese. In più la conosciamo perché dal 2006 al 2018 eh, abbiamo potuto scavare in queste zone e quindi ne abbiamo avuto una conoscenza di tipo materiale, diretto, pratico, archeologico e architettonico. Cioè dobbiamo immaginare la ruga coperta come una strada non diversa, vedete in basso, dal, dalla via porticata coperta di Gerusalemme, dal cardo di Gerusalemme. Quindi una sorta, io faccio sempre questo esempio, immaginate Sottoripa, Sottoripa ha portici, come Chiaveri, come altre realtà genovesi, Sottoripa Ripa i portici, da un lato aveva l'affaccio sul porto, dall'altro ha l'affaccio sui magazzini, sugli ammezzati, sui sulle botteghe, sugli spazi commerciali e sopra sugli spazi residenziali. Immaginatevi la stessa cosa, ma sul lato verso il mare di Sottoripa mettete una palazzata e quindi avrete una ruga coperta tra due linee di. Palazzi, tra due, due linee di strutture con una funzione residenziale commerciale. E questo tipo di percezione, cioè di città organizzata per portici, per rughe coperte, ce l'abbiamo anche in documenti, o meglio, in miniature, eh, disegnate, realizzate per testi. Del Nuovo Testamento ad acco nel XIII secolo. Quindi questa percezione della vita quotidiana che si svolge sotto i portici eh, e che ovviamente qui è adattata alla narrazione evangelica, ma ci dà bene questa questa immagine, ci dà bene la percezione, soprattutto se la confrontate con l'immagine sopra. Un po' di archeologia recente e un po' di fotografie dalle nostre ricognizioni. Eh, Nell'immagine, eh, su in alto a sinistra, l'attuale chiesa di San Giorgio, chiesa ortodossa, eh, legata al patriarcato, legata alla presenza di un monastero, il cui ingresso è in questa posizione. Questa è la chiesa. L'ambiente, la struttura... 44 a cui si accede da questa porta, eh, si accede da questo angolo qua. Altro non è che il primo dei palazzi genovesi che si affacciavano che mh, si affacciavano sulla piazza di, della Chiesa di San Lorenzo, oggi San Giorgio e che costituivano la sequenza della ruga coperta. Eh, ovviamente le strutture che vedete sono strutture settecentesche, ottocentesche realizzate sopra i resti delle strutture medievali. Che come vedremo tra poco, eh, vanno fino a 3-4 metri di profondità, ci sono gli interi elevati dei primi piani. Eh, lo studio topografico della ruga coperta ha consentito, già negli anni 60-70, di indicare come si sviluppasse su un asse rettilineo di 350-400 metri tra l'attuale chiesa di San Giorgio e l'attuale eh, Souk eh, arabo, eh, l'attuale area del mercato arabo. Eh, nella posizione che Kesten indica come 52 e che lui fotografa, ispeziona, attualmente c'è semplicemente un ristorante che si affaccia sulla via del Souk, eh, che è parallela, scusate, che è ortogonale alla alla strada dei genovesi. L'accesso, sempre nella ricostruzione di Kesten, l'accesso alla ruga coperta è delimitato da uno spazio vuoto e da una torre. Poi nella, nella ricostruzione di Kesten noi avevamo visto queste, questa caratterizzazione a triangoli, pensando che fossero semplici aperture, bucature, finestre. In realtà poi abbiamo scoperto che sono un'altra cosa e ovviamente l'altro elemento che abbiamo scoperto è la continuità tra 44 e 52 attraverso tutta una serie di prospezioni, lavori di ispezione delle cantine eh, e anche lavori di pulizia e di scavo realizzati dai colleghi dell'Israel Antiquity Authority che ci consentano di ormai di avere una percezione di tutto lo sviluppo della ruga, anche se non la possiamo percorrere e anche se ne possiamo vedere solo alcune parti. Le immagini che vedete eh, ora sono relative all'edificio 44 e lo vedete... Dopo lo svuotamento dalle macerie e dalla terra eh, negli anni Ottanta, questo è il mio collega Eliza Stern con cui ho lavorato dal 2006 in poi, eh, questa bucatura corrisponde con questa e con questa, quindi l'ambiente è lo stesso, la traccia che vedete è la traccia del terreno accumulato, delle macerie accumulate all'interno del primo piano di un palazzo che si conserva nella sua interezza e che sopra al di sopra delle volte che vedete in foto, alla città. Cioè, la città si sviluppa letteralmente al di sopra. Eh, attualmente nell'ambito del patriarcato ortodosso viene utilizzato, come vedete, come mondezzaio, come luogo dove si eh, accantonano oggetti, oggetti liturgici defunzionalizzati. Eh, siamo dentro il primo palazzo della ruga coperta dei genovesi. Le tamponature, qui si vede molto chiaramente no? questi muri che vanno a chiudere tutta l'infilata lunga della ruga coperta. Le tamponature sono il frutto della creazione di spazi parcellizzati nell'ambito della città ottomana con l'appropriazione di quello che sta sopra, ma anche di quello che c'è sotto, e quindi con la suddivisione degli spazi che potevano essere usati appunto nel Settecento, nell'Ottocento come cantine, come ambienti ipogei. E questa foto, questa in basso a sinistra, è fatta affacciandosi e mettendo una luce da questa finestrella. No? La ruga coperta continua, e all'interno macerie, materiale buttato via, eh, però a segnare una continuità e un potenziale archeologico incredibile. Perché se avessimo la possibilità di scavare, di analizzare, l'interno di tutti gli ambienti, beh, potremmo riproporre, anche per i turisti, anche per la valorizzazione stessa della città di Acco, potremmo riproporre l'intera ruga coperta dei genovesi. Qualcosa è stato fatto in anni, in anni più recenti, dopo, dopo il 2018, e l'immagine in basso ci aiuta, ho utilizzato il mio collega come scala metrica, eh, lui è alto più o meno come me, 1,74-1,75, quindi riuscite a percepire il volume incredibile architettonico conservato sotto la città e eh, la monumentalità che hanno anche questi ambienti medievali eh, dei genovesi d'oltremare. Nel 2006 è stato possibile avviare una campagna di scavo. Uh, non nel famoso edificio 52 che si affaccia sul, sulla via del mercato, sulla via del Souk, ma lavorare in, nelle cantine di, un, di una casa moderna che sorge su una casa ottomana che sorge sulla, sulla ruga coperta. E abbiamo lavorato poi in fasi alterne per tutta una serie di anni in questi ambienti che eh, negli anni 60 erano hausbeki, conservavano eh, l'ambientazione ottomana, eh, con le volte, con le murature, eh, non con tutta l'altezza originale, era, si vede molto schiacciato lo spazio sotto le volte, perché già nel Novecento era stata abbondantemente interrata questa originale cantina ottomana che si sviluppa su il quartiere genovese. E quindi vabbè, le prime immagini delle nostre ricognizioni, del nostro interesse su questo spazio e la prima percezione di una presenza dal punto di vista architettonico costruttivo eh, che non c'entrava nulla con eh, le strutture ottomane, perché entrando nella cantina e Uh, entrando negli ambienti che la caratterizzano, in questi tre ambienti che la caratterizzano, il muro di spina, il muro centrale, quello su cui tutto si è addossato e che tiene in piedi tutta la casa, era un muro antico, era un muro medievale, caratterizzato da una tessitura muraria a bugnato, che è una tipologia costruttiva che potete trovare se andate a vedere la torre detta degli Embriaci o la Torre degli Embriaci. Sotto l'archivolto degli Embriaci in Santa Maria in Passione, o se andate a vedere il muro perimetrale del chiostro dei Canonici a Genova, o se andate a vedere Torre picamiglio quella tipologia costruttiva col muro a, grossi, a grosse bugne, eh, così tipicamente eh, di seconda metà XII, inizio XIII secolo, la ritroviamo nella cantina e ritroviamo questa. Che Kesten aveva disegnato, che poi è stata riempita di calce, che noi abbiamo in parte ripulito. Qui la foto che vedete in basso è frutto ovviamente di una pulitura attenta e eh, diciamo della rimozione di una parte del rivestimento in calce che eh, occultava le strutture. E lì capiamo che questa feritoia altro non è che una feritoia arciera. Cioè, uno spazio dove un arciere in verticale, perché le arciere da arco sono lunghe e verticali, le arciere da balestra sono larghe, perché il balestriere si muove su un asse orizzontale, mentre eh, colui che porta l'arco ha bisogno di muoversi sull'asse dell'altezza e quindi ha bisogno di una nicchia molto, molto alta, molto profonda. Non solo c'era una feritoia arciera, ma. L'interno della nostra cantina, la, che stava a metà del, dell'ambiente ottomano, altro non era un tempo che un fronte di muratura di XII secolo, inizio XIII secolo, un fronte, quindi l'esterno di un edificio. In quel momento pensavamo che l'arcera fosse... A fianco alla porta fosse quindi su un piano quasi piano strada non sapevamo quanto deposito archeologico avremmo trovato al di sotto e lo abbiamo scoperto poi nel 2015 2018 quando è stato possibile scavare all'esterno del muro e intuire che l'arcera non stava al piano della strada ma stava al primo piano e che gli spazi qua dietro, dietro questo muro, che sono completamente pieni di terra e che andrebbero analizzati, studiati, scavati, altro non erano che un pezzo consistente del palazzo genovese che eh, chiudeva la ruga coperta ad angolo. Qui un po' di immagini degli scavi e qui... E quando scavando capiamo che siamo di fronte alla porta d'accesso del quartiere genovese, tamponata già in antico, probabilmente tamponata dopo la guerra di San Saba o nel 1291, tamponata con materiale di crollo e chiusa in modo che non fosse più possibile accedere. E qui si capisce molto bene dal piano strada, dove c'è la soglia, l'altezza. Questo è un metro, quindi riuscite facilmente a 1, 2, 3, 4 metri l'altezza di muratura conservata dell'accesso al quartiere medievale, alla ruga coperta, al quartiere medievale genovesi. Fortificato fortificato con un'arciera, quindi protetto ai lati, ma non solo. E poi con un po' di indagine archeologica. Abbiamo capito che eh, Kesten ne metteva altre due in questa posizione, quindi noi siamo esattamente qui, in questa posizione siamo di fronte all'accesso e sul lato abbiamo un'arciera. Altre due ce ne sono probabilmente so dove prosegue la casa, il muro medievale sotto le case moderne, non le possiamo vedere. E altre strutture invece le abbiamo trovate poi nel 2018 eh, a ovest, in questa posizione qua. Nel 2018 c'era la possibilità di recuperare tutti quegli ambienti, perché erano di proprietà della Old Acco Development Company, di recuperarli. Nella loro idea andavano recuperati come uno spazio, un visitor center che raccontasse la storia di Acri ebraica. E quando i colleghi mi presentarono questo progetto, eh, ahimè, mi ricordo eh, la mail e poi eh, il confronto, cioè, perdiamo completamente tutto ciò che abbiamo scavato e raccontato, perché invece di raccontare la storia di Acri dal, dall'età crociata fino all'età ottomana, qui raccontiamo una parte della città completamente decontestualizzata da ciò che abbiamo attorno. Siamo intervenuti, abbiamo portato un po' di eh, archeologia preventiva eh, negli spazi eh, che dovevano diventare visitor center e abbiamo in qualche modo aiutato a modificare eh, il progetto. Questa è una delle fasi di scavo iniziali del 2018, non vi spaventate del caos, della mancanza di sicurezza, della dialettica, immaginatevi il rumore perché eh, quando si scava in Israele, soprattutto quando... Eh, ci sono diverse sensibilità che si attivano e in quel momento ce n'era una molto forte attivata perché eh, la comunità ebraica di, eh, di Acco voleva realizzare lì un visitor center dedicato alla storia ebraica di Acco e noi stavamo tirando fuori la storia crociata medievale e islamica della, e mamelucca della città. Qui il cantiere è già più tranquillo, più ordinato, assomiglia già di più a un cantiere archeologico eh, organizzato come si deve. Eh, I sacchi di sabbia fanno un po' trincea eh, da, seconda, da, da guerra, ma è così che eh, i colleghi dello, della Israele Antiquity perimetrano e delimitano i bordi di scavo. Andiamo veloci perché poi al di sotto delle strutture abbiamo trovato eh, lo spazio ipogeo che prosegue, quindi al di sotto dell'accesso alla, alla ruga coperta. Che poi si sviluppava in questo senso. No? Si sviluppava su quest'asse qua ci sono le cisterne ancora funzionanti, ci sono i pozzi e poi all'esterno, in questa posizione, una torre con feritoi arciere qui in una fase drammatica del lavoro perché eh, la sicurezza, come vedete, era praticamente eh, garantita solo da queste strutture in legno. Piano piano si sì. Percepisce come i muri ottomani siano andati a rifasciare e ad appoggiarsi sui muri della città eh, de, dell'acco genovese. E andiamo oltre per proporre un primo disegno ricostruttivo realizzato dal nostro Stefano Rolli, il disegnatore del secolo, sulla base delle, delle immagini, delle foto e delle idee che io gli mandavo da da acco e che lui traduceva in una ricostruzione che poi mi è stata utile per spiegare ai colleghi e agli architetti, restauratori e progettisti che cosa avevamo davanti. Avevamo davanti la ruga coperta con uno spazio di redistribuzione, con l'accesso e con le feritoie arciere, una torre, un palazzo o un, o un aggetto fortificato eh, che proseguiva poi in questa direzione in spazi che non riuscivamo a... Che non riuscivamo a conoscere. Avevamo perlomeno percepito il 52 e gli ambienti vicini, sapevamo che proseguiva tutto fino al 44 e abbiamo capito qualcosa di più. Considerando la struttura necessariamente difesa di Acco, quindi eh, questa volontà di proteggersi dentro la città, di fortificarsi dentro la città. Abbiamo cominciato a immaginare gli spazi dei quartieri dei genovesi, dei veneziani, dei pisani come spazi fortificati dentro la città o comunque come spazi che, che era possibile chiudere e isolare durante episodi come la guerra di San Saba, durante episodi come gli assedi. No? E allora si capisce perché. L'accesso alla via principale dei genovesi, difeso da arciere, con un bel muro abbugnato, che è un muro che già di per sé nella sua costruzione implica il concetto simbolo di potenza, di forza. Andate a vedere le miniature del codice parigino degli annali del Cafaro, dove i genovesi combattono tra di loro, tra le torri. Le torri sono disegnate col muro abbugnato, eh? quindi anche nella percezione visiva, quel tipo di muratura si associa alla fortificazione, si, si associa al concetto di potenza, di forza. Ecco, questo accesso da uno spazio aperto, da una strada pubblica, difeso da una torre e, da e dalle arciere, E l'accesso sceo, nel senso che io per entrare devo arrivare da questa posizione e... Entrando o se voglio entrare nel quartiere genovese, devo dare le spalle, quindi il fianco scoperto, a una torre e a delle feritoie arciere, altrimenti non posso entrare. È una, una soluzione, eh, diciamo... Che nella poliorcetica classica eh, richiama il concetto di porta scea, di, di accesso eh, protetto dai lati, non proprio una porta scea, ma comunque un accesso protetto dai due lati. Con eh, le strutture che condizionano l'attaccante o l'eventuale persona che vuole entrare a mettere il lato sguarnito, quello non difeso dallo scudo, non protetto, a metterlo alla mercé dei difensori. Questo è il visitor center oggi. Eh? Questo è il visitor center fotografato prima del, eh, del Covid, prima dell'emergenza Covid. Le pareti e i passaggi consentono di percepire l'accesso al quartiere dei genovesi, i pannelli consentono di capire la differenza tra le murature crociate e le murature ottomane. Eh, i video e eh, le eh, applicazioni raccontano la storia ebraica di Acco. Quindi si è mantenuto questo, ma si è mantenuto anche la possibilità di percepire gli spazi antichi con la loro tecnica costruttiva. Con, vedete che cioè, nei, nei pannelli ci sono tutti i testi con la mappa di Matthew Paris, con la narrazione dello scavo archeologico. E il restauro, a me non piace tantissimo devo dire, eh, il restauro di quegli ambienti che erano tutti eh, protetti dalle contrafforti lignei perché rischiavano di, colla di collassare, ha riproposto proprio il, i muri eh, con le feritoie arciere nell'angolo in cui la lunga muratura eh, perimetrale a bugnato si apre in una torre con le arciere. Eh. Qui il restauro, ripeto, a me non piace tanto perché ripropone un bugnato, ma ripropone un bugnato a cuscino come quello della torre di Palazzo Ducale, cioè un bugnato più tardo cronologicamente rispetto a quello originale. Allora, sono le 6:21. Io vi ho promesso un primo tempo lungo, adesso un breve intervallo semplicemente per capire cos'è. Il mercato globale mediterraneo e poi dieci foto evocative per vedere un altro dei luoghi dei genovesi, quindi vi porterò via ancora un massimo 20 minuti, se gradite, <ride> se non mi interrompete, cioè, se, se no vi faccio solo la parte successiva e poi mi fermo. Sarete voi a dirmelo. Quindi. quindi chiudiamo la vicenda del quartiere medievale dei genovesi e andiamo un poco avanti a vedere un altro. Intervento che non abbiamo fatto noi, ma che, diciamo, abbiamo a cui abbiamo collaborato dal punto di vista dello studio, grazie appunto anche al contributo eh, dei, dei miei collaboratori, attualmente dei miei dottorandi, tra l'altro una di loro è qui in sala, Giada Molinari, che saluto e che mi piace ricordare proprio per il contributo che ha dato a questa ricerca. Allora, qui siamo nella comprensione di cos'è il grandissimo mercato globale mediterraneo nel XIII secolo. Siamo nel porto di Acco, i colleghi dell'Università di Haifa hanno, re hanno realizzato semplicemente quattro sondaggi di scavo sul fondale fangoso dell'attuale Baia di Acco all'esterno eh, del muro di chiusura antico dell'area dell portuale, dove quindi le navi stavano. All'ancoraggio nell'ampia baia di Aco, ma non erano all'interno del porto. E il fondale, cos'è? Il fondale non è altro che un grandissimo immondezzaio a crescita progressiva. Io sto sulla nave e butto fuori bordo i rifiuti, le cose rotte, le cose inutili, che piano piano si depositano sul fondale fangoso, vengono coperte da sedimenti e rimangono lì finché gli archeologi non, non vanno a scavarle. E. Questo scavo, piccolissimo, e sono piccoli settori di scavo, ha restituito un quantitativo di oggetti ceramici e metallici che da soli offrono una fotografia dell'incredibile potenziale commerciale che ha Acco nel XIII secolo. Vediamo insieme questi oggetti. Le ceramiche prodotte a Acco, quindi le ceramiche, il vasellame, poi queste piccole ciotole che vedete sulla destra. E a, a, in basso a destra e in alto a sinistra, eh, sono le ciotole prive di rivestimento che sono state trovate a centinaia, a migliaia, nel, nei riempimenti, nell'abbandono del, del quartiere generale dei Cavalieri di San Giovanni. Probabilmente l, l, gli utensili più comuni, gli oggetti più comuni di vasellame per dar da bere, per offrire un, un pasto ai pellegrini e ai viandanti, a coloro che accedevano alle varie strutture di ricezione antica di Acco. Qui siamo su un altro mondo, siamo a Cipro, nella zona nord di Cipro, con le ceramiche dipinte tramite ingobbi sotto vetrina che danno questo effetto no? molto, molto particolare, molto efficace. Quelle che vedete sulla sinistra sono quelle recuperate dal fondale marino, quelle sulla destra sono quelle che vengono da scavo, eh? che quindi hanno una conservazione diversa, un'ossidazione diversa e una resa cromatica originale diversa. Ah, per inciso, questo tipo di ceramiche le abbiamo trovate in pochissimi esemplari anche qui a Genova negli scavi di Palazzo Ducale. Le ha trovate l'equipe di Tiziano Mannoni quando ha scavato alla fine degli anni Ottanta. Qui siamo sulle graffite monocrome prodotte a Cipro, sempre molto semplici. Sulle policrome, con questi bellissimi motivi eh, vegetali, eh, zoomorfi, il motivo della triplice eh, dei tre pesci eh, che fanno praticamente un cerchio arricchito da elementi floreali. Eh, sono, eh, tipologie ceramiche che sono poi sviluppate, o decori ceramici che e tecnologie che trovano poi una replica anche nelle produzioni savonesi del XIII secolo, in quella che noi chiamiamo graffita arcaica tirrenica, che ha un legame molto forte dal punto di vista tecnologico con queste produzioni. E qui siamo invece sulla costa della Siria, siamo ad Antiochia, nel porto di San Simeone, altre produzioni di ceramiche graffite si vedono poco, l'ossidazione marina eh, non restituisce la ricchezza cromatica, ma se metto quelle che vengono da scavo, capite la ricchezza cromatica di questi oggetti, no? la bellezza che potevano anche avere. E se metto insieme tutte le tipologie ceramiche trovate nel porto di Acri, io capisco che Acri esattamente ciò che mi dice il Villani, Giovanni Villani, è il porto di ogni mercanzia, sia sì del levante come del ponente, perché nel porto di Acri, con quantitativi diversi, affluiscono ceramiche prodotte nel Mediterraneo orientale, in Egeo, in Attica, in Turchia, nell'Italia meridionale, soprattutto in Puglia, in Sicilia, e un pochino al nord e eh, sulla costa della Provenza. Eh? E, qui, e poi vabbè. Sono, sono messo anche, sì, ho messo semplicemente una foto che ritrae il gruppo di lavoro eh, italo-israeliano eh, per lo studio delle ceramiche e in basso una foto che mi ritrae con i colleghi Eliezer e Edna Sterna durante lo scavo del 2018. Ora, l'intervallo è servito per staccare un attimino dal, dai muri, staccare dagli scavi, dall'archeologia, dalla topografia urbana e darvi una dimensione più materiale dell'oltremare. Quando all'inizio vi dicevo, l'oltremare nel Medioevo deve essere materializzato eh, tramite reliquie, tramite oggetti, tramite artigianato, tramite cose portate da lontano che danno a quei luoghi una materialità. Sono oggetti formidabili, non li riusciamo a fare uguali. Poi nel 200 cominceremo a farli in maniera molto simile finché a un certo punto le nostre produzioni ceramiche non sostituiranno, renderanno inutile importarle dal mondo mediterraneo e ci renderanno autosufficienti. Ma in quel momento, a quell'altezza cronologica, quel tipo di artigianato, quel tipo di oggetti era da considerarsi eccezionale. Tant'è che gli embriaci ne fanno uso nella loro torre sulla collina di Castello, vicino a Santa Maria in Passione, e hanno interi servizi fatti di ceramiche mediterranee che evidentemente ostentano, utilizzano con un costume che possiamo dire, che possiamo tradurre semplicemente nel mangiare e desinare con gli oggetti suntuari presi, prelevati, comprati, acquistati, portati dai punti più remoti del, del mediterraneo di cui noi siamo i signori se no non potremmo far arrivare tutte queste cose e questo è un elemento veramente particolare e interessante ora volevo chiudere chiudere anche perché recentemente sul quotidiano repubblica sull'edizione del genovese del quotidiano repubblica ho avuto la possibilità di fare un brevissimo intervento Uh, richiamando a, uh, non tanto a le, ra le ragioni del conflitto in quelle regioni, cosa che aspetta ad altri e, e non a un archeologo, quanto richiamare piuttosto le, le motivazioni storiche della uh, particolare... Uh, situazione dei luoghi che si affacciano sul Mar Nero e sul mare di Azov che dal punto di vista strategico sono sempre stati una cerniera tramite appunto il Mar Nero tra le vie carovaniere che aprivano i mercati dell'Oriente, aprivano lo spazio della via della seta, aprivano il contatto con la Cina, con l'India e le vie dell'Europa centrale e le vie del Mediterraneo. Quindi uno snodo fondamentale e capirete che il controllo di questo snodo è, storica, è stato storicamente oggetto di contese, conflitti. E problemi e i genovesi hanno avuto un ruolo in tutto questo almeno in una piccola anzi almeno in due momenti ma io mi sono concentrato su uno di questi momenti eh, che è quello eh, legato appunto agli insediamenti genovesi alle altre genova che eh, si sviluppano sulle coste del Bar Nero tra dopo eh, il trattato di Ninfeo e fino alla caduta fino agli anni 70 del 400 fino ai decenni immediatamente successivi alla caduta di costantinopoli se me lo consentite vi faccio vedere qualche immagine di questi insediamenti frutto delle ricognizioni e del lavoro fatto eh, nel 2009, della spedizione fatta nel 2008, 2009 con eh, l'Università eh, di Genova, Regione Liguria, Fondazione Regionale Cultura e eh, inquadrate nell'idea che i luoghi della Crimea di origine genovese potessero essere facilmente scritti eh, nel catalogo unesco del patrimonio del, del, dell'umanità. Eh, in questa carta semplicemente segnati i luoghi che grazie agli studi di Pistarino, alle ricognizioni di Mario Marcenaro, ai lavori eh, di Paolo Stringa e di altri, hanno tracce di presenza eh, genovese. Ah beh, qui racconto semplicemente il tempo che ci voleva per arrivare, ma il nostro focus è sull'attuale territorio costiero della Crimea tra Teodosia, Soldaia, Alushta, Gurzuf e eh, Cembalo, Balaclava, Sebastopoli e Cherson. Eh, Ovviamente si deve partire dal quartiere che i genovesi hanno a eh, Costantinopoli fino al 1453, fino alla caduta, fino al drammatico momento in cui i genovesi prima aiutano e poi si devono sottomettere a Maometto II per continuare ad avere una base strategica, pur non essendo più una base genovese, ma una base commerciale strategica sulle coste eh, del Mar Nero o meglio, nella porta d'accesso al Mar Nero e, come abbiamo detto, alle vie carovaniere importanti verso l'Asia, verso la Via della Seta. E qui alcuni altri insediamenti genovesi, eh, noti grazie a una letteratura abbastanza ampia, una letteratura di viaggio, di narrazione, anche uno studio invece architettonico molto più articolato, faccio riferimento ai lavori di Mario Marcenaro e di Paolo Stringa, che richiamano la genovesità, a volte esplicitata proprio dal marchio, dal simbolo, così come ad Acri, questi sono un po' più tardi, ma il simbolo dei genovesi, le iscrizioni, il richiamo lo troviamo come elemento costante. Di demarcazione di spazi fortificati che sono spazi genovesi in oltremare, in questo caso non proprio in oltremare, ma eh, nella gazzaria medievale: Sudak, Soldaia, con una storia complessa di presenza genovese e con un incredibile potenziale archeologico, eh, ruolo. Luogo dove i genovesi si insediano e che cambiano, modificano fortemente dal punto di vista architettonico, dotandolo di una lunga cinta fortificata, di castelli sommitali, di un grande donjon, di una grande difesa, ma con una particolarità che io ho scoperto eh, semplicemente durante quel, quel viaggio, quella ricognizione. No? La percezione della città chiusa e fortificata che si ha da terra è completamente diversa dalla percezione di uno che arriva dal mare. Perché se rovesciamo il paradigma e guardiamo queste città dall'altro lato, cioè non dall'interno ma dal mare, scopriamo un qualcosa di particolarmente interessante. Qui siamo nello spazio di accesso alla città fortificata, uno spazio difeso da torri, non tanto diverso da quelle, da quelle porte urbane turrite studiate così bene da Colette Bozzo-Dufour che ci richiama Porta Soprana, Porta dei Vacca, che ci richiama alle porte dei genovesi. Vi dicevo, se io studio la città dall'interno, percepisco le, le sue fortificazioni, le torri, eh, percepisco anche eh, l'insediamento. Se la guardo dal mare ho una percezione diversa, perché se mi sposto... Questa è vista dall'alto del donjon, con, guardate come si vedono bene sotto il manto erboso le tracce archeologiche dell'abitato. E guardate che incredibile potenziale ha, avrebbe scavare estensivamente l'interno eh, di Soldaia. Ecco, se io invece, come abbiamo fatto noi, mi metto in mare e dal mare guardo la città, cosa vedo? Vedo. Un'enorme un rupe costiera sormontata da una difesa. È quasi inaccessibile, è quasi invisibile. È una città invisibile. È una città che non percepisco, perché dal mare vedo solo un fronte di roccia con un castello sommitale, con una cortina muraria sommitale. All'interno, invece mi restituisce le fortificazioni, le torri con cisterne, le torri con ecco, le feritorie per i balestrieri, per eh, la difesa qui ricostruite, restaurate, riproposte. Gli stemmi, i simboli, la narrazione scritta che tramite le iscrizioni e l'epigrafia si fa della storia della città. L'autoreferenzialità la eh, dei genovesi che fanno costruire fortificazioni, dei consoli genovesi che fanno costruire torri e si autorappresentano mettendo il loro nome, il loro simbolo familiare, accanto al simbolo di Genova. Quindi vedete un po' di tracce di scavi, cisterne: ecco qua, stemma di Genova. Questo mi sembra sia un lucchino. Luca Fieschi, o oh, no, non è un Luca Fieschi. Comunque stemma di Genova, stemmi familiari. Eh, di solito la Triade mette insieme lo stemma di Genova, l'arma la, del podestà genovese che in quel momento è in, um, in carica, e lo stemma di famiglia del costruttore della torre. Ecco, qui lo vediamo meglio. Questa è quella dei Fieschi, questa è quella di Luca Fieschi perché c'è il bandato dei Fieschi su un lato. Il Donjon, il, il grande torrione genovese a protezione della cortina muraria che è costruita sulla cresta della, della rocca. Altre torri a dominare il porto una visione del paesaggio dal donjon, questa foto l'ho fatta dal donjon guardando eh, il paesaggio di mh, Soldaia moderna e quindi della costa del Mar Nero, così come si presentava nel 2009. Cembalo. Ecco, su Cembalo lo stesso ragionamento. Su Cembalo dalla Clava, se io arrivo dal mare non percepisco il fiordo, non percepisco l'incredibile sviluppo che ha la, eh, la baia di, di Cembalo. Percepisco le fortificazioni sommitali, genovesi. Questo lo vedo solo dall'interno. Qui nel 2009, eh, ricordo, mi fecero vedere, dicendomi che ormai era abbandonato, il eh, bunker Ipogeo scavato una roccia per la flotta sottomarina sovietica che allora non esisteva più ma esistevano ancora le strutture e eh, esisteva ancora l'accesso a, a quello spazio in quel momento abbandonato. Dicevo dal mare tutto questo non si percepisce, non si percepisce la città attuale, il grande fiordo che costituiva un porto, na, un porto naturale eccezionale, non si percepiscono completamente le fortificazioni genovesi che delimitavano e chiudevano l'abitato e lo fortificavano. Qui è la torre che governava e che dominava l'accesso al fiordo. E qui siamo noi in eh, ricognizione con Paolo Stringa. Questo è l'accesso al bunker di cui vi parlavo, che non ho... Di fotografare e questa è la percezione dal mare, così come a soldaia. Se io arrivo dal mare, non vedo la città, vedo la rupe costiera dominata dalle fortificazioni, ma non percepisco la presenza della città: città invisibile, città difesa, città. Uh, con delle scelte strategiche eh, uh, molto particolari, uh, il possibile attacco dal mare, in qualche modo, è osteggiato dall'immagine stessa, dalla percezione stessa che dal mare si può avere della città. Lo stesso poi si può dire di altri insediamenti che abbiamo visto. Eh, come concludere tutto questo? Beh, con una riflessione. Eh, la, vicenza, la vicenda dei genovesi che in qualche modo creano tra Soldaia, Teodosia, Caffa, eh, l'antica caffa, eh, Cembalo, Cherson, Alupta e la costa meridionale del Mar Nero, una rete di insediamenti fortificati, una rete di altre Genova dove i consoli governano la costruzione delle torri, dove i consoli genovesi e le famiglie genovesi governano anche come accadeva a Teodosia e a Soldaia su popolazioni miste, multietniche eh, con una continua serie di negoziazioni con eh, Uh, i sovrani tatari con, i sovrani, con il, diciamo, gli eredi degli ultimi bizantini che in qualche modo uh, gestivano il patriarcato, di, il, il, vabbè, il, il regno di Teodoro. Uh, tutto questo, tutta questa sequenza di negoziazioni, di patti uh, che garantivano una possibilità commerciale in qualche modo finisce tra il 1453 e uh, il 1470 quando tutti i genovesi insediati sulle coste del Mar Nero non, non è che tutti se ne vanno, ma entrano in un'altra dimensione, quelli che rimangono entrano in un'altra dimensione che non è più quella di essere cittadini liberi dentro una città genovese con i simboli, simboli chiari dell'appartenenza politica eh, e, dei, e i riferimenti alla patria d'origine, ma diventano semplicemente mercanti che si sono fermati, che continuano una vita. Privatamente una presenza eh, sotto, eh, il, eh, sotto il sultanato turco. E I genovesi, però, non termineranno la loro volontà di espansione nel, negli eh, nell oltremare, nell'oltremare mediterraneo. XII-XIII secolo fino al 2000, fino 1291, ma poi anche subito dopo nel 300 nuovamente a contatto con le varie potenze islamiche della costa settentrionale dell'Africa. Lo sguardo verso Bisanzio dopo il Ninfeo, l'apertura del Mar Nero, del, Bar, del Mar di Azov, la chiusura beh, comporta un'altra cosa. Se noi non possiamo più avere una centralità, un, un, un orizzonte aperto al mercato verso il Mediterraneo islamico perché verso scusate, il Mediterraneo orientale perché sta diventando un lago islamico, beh allora abbiamo un'altra possibilità, c'è cioè un altro oltremare. Se le Indie non le possiamo raggiungere attraverso le vie carovaniere, se non possiamo dominare i terminali delle vie della seta che si affacciano sui mari dell'Europa centrale e del Mediterraneo, beh allora cerchiamo un'altra via, cerchiamo un'altra strada, proviamo a raggiungere le Indie attraverso una nuova via che sarà quella di Colombo, che sarà quella... Della scoperta del nuovo mondo, che altro non è che un altro oltremare, un altro luogo al di là del confine percepito, dal porto di Genova verso l'infinito piatto del mare, che è una strada. È un infinito, ma è una strada che tramite un ponte mobile, cioè una nave, ci consente di arrivare in un altro luogo a cui daremo un nome: Oltremare, è comodo, nuovo mondo è comodo, Indie è comodo, poi gli daremo nomi più precisi. Bene, io ho finito, spero che è stato di vostro gradimento questa grande visione che ci hai offerto di una genova quindi che si apriva come continua a aprirsi su altri mari e eh, ti ringraziamo infinitamente per questa apertura, augurandoci che esistano altre occasioni per poter affrontare questi temi di un mondo complesso dove peraltro esiste anche una grande insicurezza. C'è cioè, eh, questo bisogno di fortificarsi e costruire città difese dentro le città. E quindi questa è una manifestazione di un mondo economico, di un mondo commerciale che però basa sempre la propria rete sulla necessità di proteggersi e di difendersi. Quindi grazie per questa tua visione, ricordandovi l'incontro di giovedì prossimo, eh, nel quale si parlerà di una cultura della pietra, eh, vedremo come eh, la pietra possa diventare essa stessa eh, messaggera. Di contatti con mondi diversi da quello genovese. Grazie ancora, grazie Fabrizio, grazie a voi e una buona serata a tutti.